Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del format My Rated, cioè le partite dei miei tornei del passato. E questa partita è stata giocata nel 2018 in un torneo a Vicenza. E iniziamo subito, dai. Allora, E4, C5, cavallo F3, cavallo C6. E questa volta sulla siciliana aperta. Ho deciso di giocare la variante del dragone, in particolare quella del dragone accelerato. Le differenze sono molto piccole. Nel dragone il nero spinge in D6 già la seconda mossa, molto spesso, mentre nel dragone accelerato il nero si riserva la possibilità di giocare D5, che è una mossa tematica di praticamente tutte le siciliane in un tempo solo, quindi senza aver sprecato il tempo di giocare D6 e dopo D5, ma giocandola direttamente. Quindi questa è un po' l'idea del dragone accelerato. Il bianco gioca cavallo C3, il nero gioca alfiere G7, alfiere E3 e cavallo F6. Fino a qui tutto normale. E qua la mossa più ambiziosa per il bianco, secondo la teoria, è alfiere C4, proprio per contrastare questa spinta. E dopo questa mossa il nero gioca al rocco, il bianco gioca alfiere B3 e per il nero non c'è niente di realmente meglio che giocare D6 e rientrare in una delle varianti principali del dragone normale. Probabilmente non la migliore per il bianco, però una variante molto tagliente nella quale il bianco gioca questo attacco molto molto tipico che abbiamo già visto una partita di feedback, abbiamo accennato a questa possibilità. Ve la linko se mi ricordo. Invece di alfiere C4, qua il mio avversario ha giocato alfiere E2, che è una linea secondaria, ma andiamo a vedere come il nero riesce a pareggiare abbastanza direttamente dopo arrocco e qua D5. Quindi la spinta tematica che pareggia il gioco per il nero. Adesso il nero ha una posizione molto molto pari. In realtà, durante la partita mi sono pentito di questa scelta perché è vero che secondo la teoria questa è la mossa migliore per il nero, però tendenzialmente la teoria per il nero suggerisce varianti che portano alla parità. Ma il mio avversario aveva 200 punti in meno di me, quindi io volevo cercare di vincere questa partita. Quindi a posteriori avrei giocato probabilmente D6. Tenendo tanti pezzi sulla scacchiera e tenendo la posizione aperta a tutti i risultati. Mentre D5, la mossa secondo me è oggettivamente più forte, però dopo i vari cambi in D5 è vero che il nero è a posto, però la posizione è molto piatta, il bianco non ha particolari problemi ed è difficile giocare per vincere con il nero. Dopo alfiere F3, qua molte mosse sono possibili, ma la mia idea era quella di cercare di attaccare sul lato di donna, siccome i miei pezzi sono più puntati verso questo lato, anche la colonna semiaperta C può essere un fattore più avanti. E quindi la mia idea era cercare di giocare questo tipo di mosse. Anche per istigarlo a crearsi delle debolezze proprio da questo lato. E vediamo che questa cosa succederà, perché il mio avversario adesso cambia in C6, perché adesso il cavallo è in presa. Quindi cambia in C6, B per C6, e adesso come mio obiettivo avevo questo pedone in B2, siccome adesso si è aperta la colonna B e anche l'alfiere collabora molto bene con un'eventuale torre in B8. Al mio avversario ho giocato una mossa molto accurata qua che è B3, quindi risolve il problema di B2. È vero che si indebolisce un po' le case scure, però ok, niente di particolare.
Donna C3, la donna sfrutta il buco che si è appena venuto a creare. Torre C1, e qua probabilmente ho giocato una mossa imprecisa, una mossa ambiziosa che però non è oggettivamente la migliore. Probabilmente la migliore qua è giocare alfiere A6 e per dopo sviluppare la torre, magari una delle due torri in D8 e guadagnare qualche tempo sulla donna. Alfiere in A6 attacca la torre in F1. E però qua io ho detto, vabbè, voglio attaccare questi pedoni, voglio sviluppare i pezzi, giochiamo al fiore F5. Fiore F5, ok, al motore non è una mossa che piace particolarmente, adesso dà anche un leggerissimo vantaggio del bianco, dopo una mossa tipo donna E1 per cercare di cacciare la donna del nero. Quindi in caso di donna E1 effettivamente, ok, c'ho qualche problema al pedone C6, la posizione del nero non è proprio chiara. Ma il mio avversario, appunto, con la stessa idea di cacciare la donna in C3, ha giocato alfiere D2. Che è una mossa che va bene, certamente. E ora, mossa forte, donna B2. Ok, quindi il nero ha giocato veramente tante mosse di donna, ma nel frattempo sta sempre cercando di creare delle debolezze. Adesso minaccio il pedone in A2 ed è probabilmente la mossa più attiva, perché è vero che la donna è legata alla difesa di questo pedone, questo non dimentichiamocelo, però è meglio contrattaccare su un pedone all'avversario e non restare a fare mosse passive per continuare a difendere C6. Un'altra cosa è che dopo alfiere per C6, torre C8, allora l'attacco sul pedone C2 può essere un fattore importante. Quindi così è come è andata in partita. Torre C8, donna F3, anche questa è una mossa accurata, e adesso il nero può decidere se mangiare questo pedone o questo pedone. Io ho deciso di giocare alfiere per C2. Sinceramente non mi ricordo i motivi, ma penso che entrambe le mosse siano più o meno equivalenti. Alfiere per C2, e ora, prima di pensare a come difendere il pedone in A2, il bianco gioca alfiere in B7, attaccando la torre. E questo è un momento molto importante, questo è uno dei motivi per cui ho deciso di portare questa partita, perché qua il nero ha veramente tante mosse con la torre, può andare in D8, può andare in C5, può andare in C7, tutte mosse molto logiche, ma qua ho cercato di mettermi nei panni del mio avversario e per cercare di farlo sbagliare in qualche modo. E quindi alla fine ho giocato anche una mossa strana, che è torre C5, sembra sospesa in mezzo alla scacchiera, proprio per istigarlo a fare la mossa che ha fatto in partita. Qua, ok, ci sono tante, veramente tante possibilità per il bianco. La migliore probabilmente è giocare alfiere D5, centralizzando l'alfiere, e ora donna per A2 non si può fare per via di o alfiere B4 che gioca questa infilata qui, o anche forse alfiere C4 normale. Comunque il bianco ha tanto compenso per il pedone. La donna in A2 risulta leggermente fuori gioco. Comunque tante mosse qua danno la parità per il bianco, ma la mossa che io speravo, che avevo visto la mossa vincente, è proprio alfiere B4 in questo momento. Alfiere B4 sembra la mossa più naturale, perché attacca la torre che si è venuta a portare in una posizione molto esposta al centro della scacchiera, e fa anche una specie di infilata, perché qua se la torre si sposta in una casa che non è C7 o E5, l'alfiere mangia in E7 e il bianco guadagna un pedone importante. Ma qua vi invito a fermare il video e a trovare la mossa vincente per il nero, diciamo non proprio vincente, ma che porta in grande vantaggio. La mossa in questione, vi sto dando qualche secondo di tempo,
Alfiere 4. Alfiere 4, diciamo, rende palese tutti i problemi del bianco in questa posizione dopo alfiere b4. La torre in c1 non è sufficientemente difesa, era già attaccata una volta e difesa solo una volta, quindi dopo alfiere 4 c'è questa torre che può essere mangiata. Ed è una mossa molto, molto bella secondo me, perché è molto raro questo tema di questo alfiere che dà un vero e proprio doppio a donna e alfiere, perché qua effettivamente la donna e la torre sono i pezzi veramente attaccati, ma ora ad esempio una mossa come donna e 3 che parerebbe entrambe le minacce non basterebbe, perché qua cambio la prima torre e poi mangio l'alfiere, che anche questo è un pezzo sospeso. Quindi quando ci sono tanti pezzi o sospesi o non sufficientemente difesi, come in questo caso, il nero può iniziare a cercare mosse anche paradossali come alfiere 4. E dopo alfiere 4 semplicemente non c'è veramente difesa, il nero andrà a stare meglio. Oggettivamente la variante più forte per il bianco, quella che limita i danni, è addirittura sacrificare la donna con alfiere per c5, alfiere per f3 e alfiere per f3. Ok, questa è una posizione in cui il nero è oggettivamente in vantaggio, perché ha una donna per una torre e un alfiere, ma il bianco ha tante chance pratiche, è molto difficile da convertire questo finale. Naturalmente rispetto alla situazione di prima, questa è una posizione che diciamo a cui io ambivo, cioè avrei firmato prima di alfiere b4 per ottenere una posizione del genere, perché la posizione è oggettivamente pari. Ma dopo alfiere b4, alfiere 4, il mio avversario ha deciso di tenere le donne, scelta comprensibile, molto umana, e donna per e4. Ma qua il nero non solo guadagna la qualità con torre per c1, semplice, ma la posizione del bianco proprio inizia a scricchiolare, perché iniziano ad esserci problemi anche al re direttamente. Anche ora torre per c1 ad esempio non è una mossa possibile, perché dopo donna per c1, ok, vediamo, torre per c1, donna per c1, donna e1, ok, questa è una posizione molto molto facile da convertire, a differenza di quella di prima. La torre attaccherà i pedoni del bianco, e questa è una posizione veramente di enorme vantaggio per il nero. Quindi torre per c1 non è una mossa possibile. Il mio avversario qua ha mangiato in e7, giusto per recuperare un po' di materiale, ma ha aggiunto altri problemi alla sua posizione. Dopo la semplice torre 8, anche l'alfiere è inchiodato sulla donna, quindi la donna sarà legata alla difesa dell'alfiere in e7 e la posizione è proprio collassa completamente. Alfiere a6 per risolvere il problema della prima traversa. Alfiere a6 e ora alfiere d4. I pezzi del nero entrano tutti in gioco, sono tutti nelle posizioni migliori. E dopo alfiere d4 la minaccia è donna per f2, sfruttando l'inchiodatura della torre. Quindi l'attacco del nero diventa... Fino a tre mosse fa la posizione era completamente pari, ma adesso è il nero a essere in enorme vantaggio. Alfiere d4, torre per c1, donna per c1, alfiere f1 e dopo donna d2 il mio avversario è abbandonato, perché non c'è difesa contro questa semplice minaccia, proprio perché l'unico pezzo che può difendere questo pedone è la donna, ma è legata alla difesa dell'alfiere. Quindi ad esempio una mossa come donna h4 perderebbe un alfiere dopo torre per e7, perché la donna non può mangiare la torre per via di donna per f2, re h1 e donna g1 matto. Altre mosse non sono possibili, anche donna e2 perderebbe sempre questo alfiere finale con una torre in meno, chiaramente non dobbiamo neanche commentarlo. Ok, quindi ricordiamo soprattutto questa idea in apertura D5. Questa è un'idea importante per i giocatori di Dragone Accelerato. È proprio l'ambizione del nero, che però sì, c'è sempre questo
C'è sempre però questo piccolo problema del giocare la mossa giusta o giocare la mossa che mi dà più chance di vincere. E, ok, in questo caso probabilmente è una scelta non troppo accurata, però contro un giocatore del mio stesso punteggio o anche superiore di 5 sicuramente la scelta migliore. Ok, è tutto per questo video, ci vediamo domani per il prossimo, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete like al video se vi è piaciuto. Ciao ragazzi!